Ciao a tutti! Marzo è terminato, aprile è cominciato, il che significa preferiti del mese. Cosa ha reso Allegrotto Matufumagalli durante il mese appena passato? Beh, scopritelo insieme a me, se vi interessa. E ditemi anche voi qua sotto che cosa vi ha reso Allegrotti durante il mese di marzo. Eccomi, sono pronto a lanciarvi qualche spunto. Cose che mi hanno reso felice, io ve le lancio come consigli, sperando di rendere felice anche voi, sostanzialmente. E oggi abbiamo tanto di cui parlare, perché abbiamo libri, film, serie TV, musica, beauty e moda. E là, allora, partiamo subito dalla linfa vitale di questo canale, ovvero i libri. E devo dire che marzo è stato un bel mese. Non è stato produttivo, cioè pieno di cose iconiche come febbraio dal punto di vista di letture, che avevo tipo tutti i libri che ho scelto erano dei capolavori praticamente. Però c'è una bella selezione e devo dire che libri che meritano di entrare nei preferiti del mese questa volta sono 4, quindi direi niente male. Ed eccoli qui. Partirei subito dal primo, che è quello un po' più particolare, che ho scoperto alla Fiera del Libro di Bologna, quindi è il più fresco tra queste letture, e sto parlando di Sulla vita sfortunata dei vermi. Questo è un libro geniale, io me ne sono innamorato appena l'ho visto. È un libro illustrato che parte un po' come se fosse un trattato di storia naturale sui vermi, ad opera appunto dell'illustratrice Noemi Vola, che come vedete ha questo stile un po' fanciullesco, ed è un libro che racconta l'esistenza dei vermi e la loro vita con questo taglio un po' ironico, malinconico, a tratti esistenzialista, e sono delle rielaborazioni, diciamo, anche appunto in chiave un po' più existential, diciamo, partite dalle ricerche che l'autrice ha effettuato effettivamente sul comportamento dei vermi e di tutto ciò che conosciamo sui vermi, degli animali che molto spesso ripudiamo anche dal punto di vista dello studio scientifico. Molto bello, molto divertente, ma allo stesso tempo ricchissimo. Mi è piaciuto un sacco e ve lo consiglio, per me è già uno dei top del 2022. Poi è stato un mese colmo di classici, quindi da questo punto di vista sono contento, e infatti tutti e tre i libri di cui vi sto per parlare li posso considerare classici moderni, diciamo. Allora, innanzitutto La campana di vetro di Sylvia Plath, lancinante, straziante. Questo romanzo, tra l'altro, l'ho comprato da adolescente, infatti è una vecchissima edizione degli anni 2000, quando ero giovincello, l'ho comprato ma l'ho letto solamente adesso, meglio tardi che mai, ed è effettivamente l'unico romanzo di Sylvia Plath, la famosa poetessa, che attraverso la storia di Esther racconta la sua storia principalmente e il suo cadere, diciamo, nell'abisso della depressione, in un contesto, in un mondo che effettivamente è come se fosse una campana di vetro, dove vigono delle regole sociali dentro le quali la protagonista non riesce a inserirsi. È un libro veramente straziante questo, che consiglio solamente se siete nel mindset giusto. In ogni caso mi è piaciuto molto, ve ne ho parlato anche nel video apposito, quindi recuperatelo se volete sapere appunto un'opinione un poco più approfondita. Comunque ve lo consiglio. Poi gli altri due libri anche a loro ho dedicato dei video singoli, quindi andateveli a vedere se siete curiosi. Sono entrambi dei classici del giallo noir, diciamo. Il primo, che secondo me è veramente un attacco di cuore uno dietro l'altro, come recita la quarta di copertina, è I Diabolici, degli autori francesi Boileau e Narcejac. Un romanzo questo veramente potente. Io poi ho recuperato anche un altro loro romanzo che si chiama Le Incantatrici, che invece non mi è piaciuto purtroppo, mentre questo è fenomenale, è stato tratto anche un iconico film omonimo. Ecco, I Diabolici è un romanzo thriller psicologico potentissimo. È la storia di un uomo che con la complicità dell'amante decide di uccidere sua moglie per poter ottenere un'assicurazione.
di più non vi svelo, se non che nonostante la moglie muoia a pagina 20, lei sembra tornare di continuo e sembra viva, tutti la giudicano viva, e questo fa precipitare il protagonista in una paranoia angosciantissima, dove la paura reale che lei stia tornando e allo stesso tempo i sensi di colpa diventano un abisso veramente difficile da sradicare. C'è il colpone di scena finale, naturalmente, che non vi svelo, ma secondo me è un romanzo davvero ben fatto. Anche nelle atmosfere, cioè estremamente lugubre, l'ho adorato. L'altro romanzo, diciamo, giallo classico che vi straconsiglio proviene dalla maestra del giallo ed è Agatha Christie. Io ho letto lo scorso mese finalmente Assassino sull'Orient Express, nel mese di febbraio, ecco a marzo ho letto un altro romanzo della saga di Poirot, che è Corpi al sole. Non ai livelli dei suoi must come Dieci piccoli indiani o appunto Assassino sull'Orient Express, ma ancora un ottimo giallo, ben architettato, dove effettivamente la capacità millimetrica dell'autrice di giocare con le caratterizzazioni dei personaggi e con dei misteri più machiavellici possibili, che però rimangano coerenti, emerge in tutta la loro forza. Quindi anche questo, magari non come primissimo di Agatha Christie, però ve lo straconsiglio ed è uno dei suoi più celebri comunque, è bellissimo. Ma ora parliamo di cinema. Per quanto riguarda il cinema, ho due film da consigliarvi che mi hanno reso felice nel mese di marzo. Il primo l'ho visto al cinema ed è Spencer, ve ne ho parlato nella recensione apposita. È un ritratto inedito a livello psicologico della principessa Lady Diana, con un'immensa Kristen Stewart, che ho amato molto, una regia magnifica da parte del cileno Pablo Larraín, che aveva già tentato in passato di creare questi ritratti psicologici di donne in posizioni di potere molto forte, che però hanno dei profondi tormenti interiori. L'aveva già fatto con Jackie nel 2016. Secondo me Spencer, diciamo che rafforza l'idea alla base di Jackie, che era più un esperimento, ora invece è molto più codificato come ricerca, è più codificata come ricerca, in un film elegantissimo dal punto di vista tecnico e soprattutto angosciantissimo. Concentrato all'interno di tre giorni legati alle festività natalizie, scelte non casualmente, da una parte perché dal punto di vista storico nel 1991 fu proprio nel mese di dicembre che Lady Diana decise di interrompere la relazione con il principe Carlo, scatenando, diciamo, un fatto mai avvenuto all'interno della storia della corona inglese, che fu anche molto discusso sui tabloid e fu un mezzo scandalo, ma allo stesso tempo, quindi dal punto di vista storico è centrale questa idea del Natale 91, ma dall'altra parte è anche proprio perché i giorni di Natale vengono vissuti all'insegna dell'etichetta, delle regole dell'essere appunto parte della famiglia reale, e quindi è un Natale, un'idea di Natale che è lontana dall'idea di festeggiamento familiare, ma è proprio il contesto in cui tutti all'interno della famiglia indossano delle maschere che vanno mantenute per mantenere decoro e creanza, ecco. Ed è un clima estremamente soffocante, inquietante, che noi viviamo attraverso il filtro psicologico e personale di Lady Diana, o almeno la Lady Diana interpretata dal regista. Il fatto che sia biopic o meno, fiction o meno, è ininfluente, è un'idea secondo me che non deve avere per forza una totale vicinanza con la realtà dei fatti, ma deve essere uno studio psicologico forte, e in questo il film ci riesce molto bene, secondo me. L'altro film che vi consiglio è un documentario invece che io ho recuperato su Netflix, e si chiama Made You Look. Io mi sto gasando un sacco con queste storie di criminali truffatori, dopo il truffatore di Tinder, Anna Delvey. Ecco, Made You Look è un film di cui si è parlato molto meno, ma allo stesso tempo una storia assurda. È una storia sui falsi d'arte, e in particolar modo lo scandalo che colpì una galleria di New York, che millantava la scoperta di inediti di Pollock e Rothko, in un grande scandalo durato
durato per oltre 20 anni e che portarono anche un Rothko finto sulla copertina del catalogo Taschen. Ok, what the fuck? Adoro. Una storia incredibile, assurda. Io ero rimasto... è il classico documentario Netflix, quindi non è che brilli per ricerca cinematografica, cioè lo devi guardare più che altro per conoscere la storia, una storia incredibile, e secondo me nel suo piccolo ci riesce molto bene. E a proposito di questo, mi collego con le serie TV del mese, che sono riuscito a vederne almeno due. Io non ho mai tempo di vedere serie TV, però sono contento che ne ho viste due che mi sono piaciute. La prima, la cito prima questa, perché si lega appunto ai truffatori, ed è una docu-serie chiamata Bad Vegan. È una miniserie che io ho visto di filata, perché è molto breve, in realtà sono 4-5 episodi della durata di tre quarti d'ora l'uno, quindi un momento in cui avevo quelle 4 ore libere, incredibile, me le sono viste una dietro l'altra. È la storia assurda di questa star della cucina vegana newyorkese che conosce l'uomo sbagliato che le promette che il suo cane sarebbe diventato immortale con degli artifici new age, non sto scherzando, e per questo motivo finisce lei in un vortice angosciantissimo dove finirà dall'essere la super imprenditrice della cucina vegana a una truffatrice che finirà col non pagare i suoi dipendenti e diventare anche una fuggitiva nonostante lei sia vegan healthy, incastrata da una pizza presa a domicilio. Quindi una storia veramente incredibile, assurda. E intanto la lavatrice, anche lei sconvolta, sta prendendo il volo. Vabbè, comunque io ve la straconsiglio, è fatta molto bene. E poi a me piacciono queste storie un po' surreal, crime, vere. Cioè, io amo. L'altra serie invece, che è una serie di fiction, è una serie italiana tra l'altro, ma ve la consiglio perché secondo me è fatta molto bene, è Blanca. Blanca è una serie che possiamo inserire all'interno del giallo, del thriller, dove seguiamo le vicende di una poliziotta cieca che ha il valore aggiunto alla particolarità di essere di avere un udito molto fine che le consente di scovare, diciamo, degli indizi laddove i suoi colleghi non ne trovano, e quindi grazie proprio a questo fortissimo, questo udito finissimo risolve effettivamente diversi casi. Però la cosa bella di questa serie è che ci sono più casi da risolvere che vengono risolti nell'arco di 2-3 episodi a storia, ma c'è una costante sottotrama che riguarda la protagonista e che ha il suo surplus, diciamo, abbastanza spiazzante nell'ultima parte della stagione. E devo dire che in questo, dal punto di vista recitativo, dal punto di vista di scrittura, dal punto di vista tecnico, secondo me è una serie che vale la pena vedere. A me è piaciuta molto. Poi continuiamo con la musica adesso. Vi sto sparando una roba dietro l'altra, spero che mi stiate dietro, soprattutto perché c'è la lavatrice di là che sta facendo un casino allucinante. Vabbè, andiamo con la musica, evviva! Per quanto riguarda la musica, come sempre vi divido gli album che ho ascoltato tanto e le canzoni che ho ascoltato tanto. Alcuni sono nuove scoperte, nonostante magari siano cose note, stranote, o che comunque già conoscevo ma che ho approfondito. Altri invece sono dei miei must, cioè cose da cui torno sempre, ma hanno caratterizzato, diciamo, il mese di marzo. C'è da dire che forse perché sto invecchiando non mi interessa più la roba nuova che esce, e quindi ritorno un po' nella mia comfort zone, in particolar modo nella new wave, nella post-punk degli anni 80, ma anche ad esempio nell'elettronica anni 90. Cioè sono proprio dei periodi di rivisitazione delle cose che già mi piacciono e già conosco, però comunque ho fatto delle scoperte nuove, o quantomeno album che magari ho già sentito ma che di cui mi sono innamorato questo mese. Per quanto riguarda gli album, allora ho un disco che non ho mai ascoltato, che finalmente ho ascoltato, e due che invece già ascoltavo ma che ho ascoltato particolarmente in loop questo mese. E allora, il disco nuovo, tra virgolette, ma in realtà è sempre anni 80, è l'album Stella degli Yellow. Allora, gli Yellow sono un duo svizzero, in realtà molto celebre nel circuito underground. Loro hanno fatto anche una canzone che conoscerete tutti, ma non lo sapete. Vi dico solo, cercate Oh Yeah. Ecco, proprio
canzone divenuta meme, ma la conoscerete sicuramente, che appunto fa parte di quest'album Stella, che è, diciamo, secondo me, il loro disco più interessante e rappresentativo. Loro hanno questo approccio a volte orecchiabile, pop, electro, altre volte più sperimentale, spericolato, però sempre con un'abbondanza di synth, di ricerca sonora, che li avvicina, diciamo, a gente come i Kraftwerk, per esempio. Quindi se vi piace quel genere di musica, troverete negli Yello un ideale gruppo da comfort zone. Ecco, a me piace molto. L'album Stella è un album molto ben fatto, libero, il giusto equilibrio tra libertà assoluta e ricerca orecchiabile. E in generale tutta la carriera degli Yello è molto interessante, soprattutto perché nell'ultimo periodo invece sono sempre più hanno sempre più virato in un'elettronica, in una techno più contemporanea, ma allo stesso tempo molto sperimentale. Adorato tutto. L'album che però ho amato di più durante il mese di marzo, che già avevo ascoltato, ma me lo sono riascoltato in loop solo questo mese, appena passato, è il secondo disco di una band iconica. L'album si chiama Hibernation e la band sono i Crisma. I Crisma sono una band che non dovete assolutamente lasciarvi scappare, soprattutto non vanno assolutamente dimenticati, perché è una delle punte di diamante della musica italiana in toto. Ok, erano un duo new wave post-punk che pian piano, poi verso la fine della carriera, sono sempre più adagiati su un synth pop anni 80 classico, diciamo, sempre con una vena un po' alternativa, però comunque più classico, mentre i primi due dischi, che sono Chinese Restaurant e appunto Hibernation, avevano un suono molto più feroce, anche ispirato dalle ricerche post-punk inglesi, molto avanti con i tempi. Hibernation in particolar modo, secondo me, è il loro capolavoro, con alcuni pezzi da paura, come ad esempio l'iniziale Calling, che spacca, cioè sembra una canzone uscita adesso, ve lo giuro, bella feroce, con dei rimandi anche a sonorità più battagliere, come possono essere quelle dei Suicide, ad esempio, quindi questi synth belli aggressive, belli pazzeschi, cioè io amo tutto. Il terzo album, sempre diciamo in un territorio un po' darcheggiante, invece è un album che ascolto molto spesso, e sto parlando di Floating Into the Night, che è l'album d'esordio della cantante Julie Cruz, considerata la musa ispiratrice di David Lynch e artista che ha accompagnato a livello musicale l'intera serie di Twin Peaks. Il brano dei titoli di testa è appunto di Julie Cruz in compagnia di Angelo Badalamenti ed è Falling, ma all'interno dell'album troviamo delle atmosfere perfettamente linciane, con brani iconici come Mysteries of Love, che faceva parte del film Velluto Blu, o ancora brani iconici come The Nightingale o Floating, ad esempio. È fenomenale, è un disco molto notturno, delle atmosfere rarefatte, a metà tra il jazz, la lounge e l'ethereal wave. Molto atmosferico, io me lo ascolto molto spesso quando leggo, e anche degli inaspettati momenti di melodia più dolci, come la canzone Rocking Back Inside My Heart, che io trovo adorabile. Per quanto riguarda invece le canzoni del mio mese, vi devo citare due brani iconici del post-punk, che in realtà già conoscevo, ma marzo, pam pam, il loop. La prima è forse la canzone più rappresentativa del post-punk tedesco, ed è Heisberg, dei Grauzone. Meravigliosa. Allora, è un brano proprio post-punk puro, che però ha queste, cioè, super orecchiabile, anche se non sapete il tedesco, cioè mi trovo lì, Eisbär, così preso benissimo, con questo ritmo bello martellante, arrivano anche le trombette a rendere il tutto, a rendere questo pezzo una cavalcata iconica. Il secondo brano invece, che ogni volta che io lo sento vado nell'iperuranio, cioè proprio parto e non torno più,
2, mi perdo, me l'ascolto in loop, non ne posso fare a meno. È una cosa che mi capita con pochissimi gruppi o artisti, e con questo gruppo non mi stanco mai. C'è un loro brano, quando mi prende, me lo ascolto 20.000 volte di fila. Sto parlando degli iconici Cocteau Twins, ma come fai a resistere alla voce di Elizabeth Fraser? Io non lo so. Dove hai vissuto se non hai mai ascoltato Elizabeth Fraser cantare? Io non lo so. Cosa stai aspettando? Vai subito a sentirla. Ecco, il brano su cui però mi sono fissato a marzo è The Spangle Maker. Pezzo stupendo, un bellissimo inno post-punk con questa melodia perfetta, con questo clima un po' ultraterreno, lei eterea su questi muri di chitarra e ritmo bellissimo, un brano strepitoso, proprio il brano che forse Siouxsie and the Banshees avrebbe voluto scrivere, ma è arrivata Elizabeth Fraser e ha detto no bella, ci sono io, però io adoro anche Siouxsie, era semplicemente per dire la Fraser non si batte, ecco, stupenda, punto. Ed è un brano che uscì come singolo nell'84, ma che potete recuperare se volete avere il disco fisico all'interno della compilation Lullabies to Violin, che raccoglie tutti i brani dei loro EP, diciamo. Quindi cosa aspettate? Accaparratevelo, anche perché su Amazon ve lo tirano dietro. Quindi niente, questa era la mia selezione di musica che mi ha reso felice a marzo, ma ora procediamo con la parte più frivola, il beauty e la moda. Iniziamo col beauty. Allora, per quanto riguarda il beauty, voi sapete che io mi sono fissato con la skincare. Ho trovato, diciamo, già i miei prodotti base per la skincare, che già vi ho mostrato nei preferiti del mese e anche nello skincare book tag. Però nel mese di marzo ho voluto sperimentare e quindi ho cercato dei prodotti Shiseido, che è un brand che già volevo provare da tantissimo, e quindi mi sono preso sia il siero che la crema notte che la crema giorno. Allora, secondo me il prodotto più fantastico, cioè proprio quello che vi consiglio subito, costicchia ma vi dura un'eternità, anche perché c'ha il dosatore, sono 50 ml, 50 ml sono? Beh, comunque sono un botto, fidatevi, vi dura un'infinità, è questo siero che si chiama Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrate. È un siero che secondo me diventerà il mio siero definitivo. Io prima usavo quello Biotherm, che uso tuttora perché in realtà sto usando un po' uno un po' l'altro. Quello di Biotherm è pazzesco, il Plankton, però questo è ancora superiore. Ti idrata la pelle in un modo incredibile, ti senti proprio la pelle più rilassata. Quando ti vai a letto, lo usi, ti svegli alla mattina che sei già stanchissimo, per carità, però hai proprio questa pelle levigata, è stupendo, questo non potete lasciarvelo scappare. Mentre le creme, che comunque vi consiglio perché sono di altissima qualità, in particolar modo la crema giorno, che è questa, la Vital Perfection Uplifting and Firming Cream, che dovrebbe fare anche un po' di effetto anti-age, ve la consiglio particolarmente, anche se non mi ricordo male l'SPF 30, almeno così c'era scritto nella confezione di carta, e ve la consiglio perché come crema giorno spacca. Anche la crema notte mi piace molto, che è la Benefiance Nutri Perfect, ma continuo per la crema notte, credo che continuerò ad usare quella di Nux, la Super Boost, quella rosa che vi ho già presentato sul canale svariate volte. Quella è imbattibile, secondo me, una crema veramente che ti fa riposare la pelle in un modo meraviglioso. Però devo dire che sono prodotti di altissima qualità e da quando li sto usando vedo anche dei risultati considerevoli, in particolar modo il siero è una cosa incredibile, provatelo assolutamente. L'altra cosa beauty, diciamo, che vi consiglio è invece questo profumo che vi ho già presentato nel video apposito, Whispers in the Library di Maison Margiela della linea Replica, che dovrebbe appunto replicare l'esperienza di camminare in una libreria a Oxford nel 97. Ecco, difficile identificare l'odore dei libri da questo profumo, perché in realtà non c'è, secondo me. Evoca, vi ricordate anche nel video apposito, evoca un odore di legno cerato, come l'idea dei banchi di scuola.
Quindi se l'esperienza dovrebbe essere quella della Università di Oxford, è riuscitissima. Comunque sa di mobili, non sa di libri. Diciamo che questo è reso possibile anche da un accordo molto vanigliato. È una vaniglia non dolcissima, ma presente, abbastanza prepotente, che vi deve piacere. A me come profumo piace tantissimo. È dolce, ma non è seccante. Io non sono un fan dei profumi dolci, a me piacciono i profumi quelli incensosi, cupi. Questo è molto più leggero, molto più dolce, diciamo, però allo stesso tempo è un dolce giusto, che mi piace, soprattutto quando mi vesto di chiaro, quelle poche volte che succede, lo uso e lo amo particolarmente. Per quanto riguarda la moda, ahinoi, ho tante cose da farvi vedere. E in realtà sono un po' anche acquisti di febbraio che non vi ho mostrato nei preferiti del mese, ma siccome li ho usati tanto a marzo, ho detto, ma sì, ve li faccio vedere, anche perché sono tutte robe di cui vado estremamente fiero e sono tutte scoperte vintage. Quindi tutti che ritengo che siano tutti degli affaroni, sono tutti capi di alta qualità che adoro e hanno arricchito il mio già possente armadio. Ma iniziamo subito con quello che indosso, che è questo particolarissimo blazer di Issey Miyake, che fa molto camice da laboratorio, però lo amo tantissimo, è questo nero grigetto un po' slavato, il taglio particolarissimo, fa proprio sartoria giapponese, e non posso che adorare, e fa proprio camice chic, sembra che devo andare a prendere i risultati delle lastre di Donatella Versace, mi fa sentire così, però vabbè, a parte questo, no, una bellissima giacca in lino, che mi dà, secondo me, un po' questo taglio formale ma arty, un po' artistico, un po' da studente dell'Accademia d'Arte, e mi piace un sacco. Sempre giacche, allora, questo mi è dato un mio must. In realtà l'ho presa a febbraio, però dato che la sto usando sempre come giacca primaverile, io non posso non mostrarvela, perché è diventata una delle mie giacche preferite. Adesso che il periodo del cappotto sta finendo, sto usando soprattutto lei. Questo è un blazer di pelle, che naturalmente indosso sopra blazer, o cioè questo è proprio da per uscire, non è da tenere sempre, però è una giacca di pelle con taglio blazer, che sta oversize ma il giusto, e questa l'ho presa, mentre quella di Semia che l'ho presa su Vestiaire Collective, questa invece l'ho presa da Humana, è di un brand che si chiama Oakwood e l'ho pagata pochissimo, tipo 10 euro, una cosa del genere, ed è da sempre io volevo una giacca di pelle, però mentre non mi ci vedo con il chiodo, cercavo comunque una giacca di pelle che sentissi mia. Ecco, questa con questo taglio, secondo me, ci sta benissimo e l'adoro, la sto usando all'infinità. Poi, se non crolla tutto, dai, stacce, ok. L'altra giacca, che per me, ecco là, è crollato tutto, vedete, la suspense e il bello della diretta. Vabbè, l'altra giacca che ho preso un po' perché per collezionismo, anche me ne rendo conto, che è bellissima, è questo bomber. È un bomber all'apparenza semplicissimo, che però dietro ha questa scritta Comme des Garçons, Autumn Hiver 84-85, ed è una giacca praticamente dello staff che lavorava alla mostra. Io l'ho trovata all'usato per pochissimo, e dovrebbe essere la staff jacket, cioè la giacca dello staff che seguiva le sfilate autunno-inverno 84-85. Non so se è effettivamente una giacca di quell'anno lì, credo di sì, oppure se è una riproduzione, perché comunque questo tipo di giacche poi sono diventate dei must dello streetwear, e quindi Comme des Garçons le ha rifatte anche per il pubblico generico. Comunque, a prescindere, è bellissima, è una bellissima giacca che io amo e uso, e sarà insieme a quella di pelle la mia giacca primaverile, diciamo. Poi, ultime cose che ho da farvi vedere, allora, ho tre camicie e un gilet. Voi sapete che con le camicie ho un problema, però me ne innamoro, è proprio il capo d'abbigliamento che deve avere carattere per me.
Quindi partirei dal gilet, diciamo, perché di gilet io non è che ne usi tantissimo, non è che uso tantissimo il gilet, ma questo mi piace talmente tanto che io non vedo sempre l'ora di, non vedo mai l'ora di indossarlo. Cioè, e quando trovo il momento giusto lo indosso. È questo gilet molto anni 80, ma bellissimo, è nero, con i bottoni dorati, ed è un gilet di Gianni Versace, quindi già il fatto che sia di Versace ma dell'epoca Gianni mi fa volare, e poi ha questi bellissimi bottoni, molto da Shura Chic, me ne rendo conto, però lo amo anche per questo, con il logo della Medusa. Ovviamente anche questo ho preso all'usato, palesemente anni 80, e mi sta una favola, secondo me, abbinato bene, fa la sua porca figura. Poi questa camicia molto semplice in realtà, però è di altissima qualità, bella, mi sta di incanto, oversize ma casca giù benissimo, con un bel pantalone skinny fa la sua porca figura, con queste tasche davanti, è una camicia in rayon nera, taglio molto orientale, ed è una camicia, voi sapete che è uno dei miei brand preferiti, quindi io mi innamoro sempre quando vedo una roba sua nel second hand, Yohji Yamamoto, bellissima, stupenda, è diventata già una delle mie camicie cuore praticamente. E poi abbiamo due camicie psichedeliche. Allora, innanzitutto l'altro mio brand del cuore, lo sapete, Comme des Garçons, e io quando ho visto questa meraviglia ho detto no, vabbè, non posso di certo lasciarla lì. Un delirio psichedelico stupendo, che poi conduce in questo quadrato con questi colori accesissimi. Ma sapete che comunque indossata con un completo nero, questa camicia fa... Porca vacca se ci sta, ma io la amo, è edgy ma allo stesso tempo la trovo molto elegante, artistica, e la cosa pazzesca è che non è una stampa, ma sono tutti dei quadrati di tessuto cuciti tra di loro, cioè un lavoro a livello proprio sartoriale allucinante, bellissima. È una camicia veramente ben fatta e sono molto fiero di averla perché lo ritengo anche questa da collezione. E l'ultimo capo, preso per un prezzo ridicolo, di cui vado particolarmente fiero, un'altra camicia che manda male la vista. È una camicia optical piena di colore ed è questa, sempre sui toni del fucsia e dell'arancione. È una camicia appunto che ha un bellissimo gioco di colori. Tra l'altro, nonostante la base sia beige, e questa cosa me l'aspettavo bianca, in realtà è fighissima, cioè ci sta benissimo, ed è una camicia di Miu Miu. Questa cosa mi manda ancora più in brodo di giuggiole, perché, anche per una cosa un po' da nerd collezionista di moda, diciamo, perché non tutti sanno che Miu Miu, che ora è un brand femminile, aveva una linea maschile. Aveva una linea maschile molto rivoluzionaria, in realtà, che è durata pochissimi anni, dal 98 al 2005. Quindi Miu Miu uomo al vintage è praticamente introvabile, c'è pochissima roba, è molto spesso roba molto basic, cioè che me ne faccio dell'ennesima camicia bianca, anche se di Miu Miu. Ecco, io sono contento di aver trovato comunque un capo originale e che urla anche Miuccia Prada, quindi vabbè, non posso che adorare. Quindi questa, anche questa in realtà sembra impegnativa, ma con smorzata con un completo nero va benissimo, e quindi non posso che adorare. Vabbè, ho parlato troppo, per oggi i preferiti del mese terminano qui. Fatemi sapere se questo grande excursus vi è piaciuto oppure no, che cosa vi ha colpito particolarmente, cosa ha colpito particolarmente voi in generale. In ogni caso io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao ciao!